Imbarcazioni ammassate tra loro in balia del mare in burrasca, colate a picco, trascinate sulla banchina. La furia del vento ha divelto un pontile lungo 60 metri, spostandolo per mezzo chilometro. Circa un centinaio le imbarcazioni coinvolte, con i pescatori che denunciano un numero eccessivo di natanti all'ormeggio e parlano di disastro annunciato. Completamente allagata la frazione di Torre Lapillo, di almeno 2 milioni di euro l'ammontare dei danni, secondo una prima stima del sindaco, pronto a chiedere lo stato di emergenza. Proprio in questi minuti stiamo redigendo una delibera di giunta per quanto riguarda, per chiedere la calamità naturale. Notte da incubo a Gallipoli, dove il mare ha inghiottito parte del lungomare di Scirocco invadendo le strade circostanti. Paura tra i residenti che hanno filmato la furia delle onde con l'acqua che ha fatto irruzione fin dentro i portoni delle case. In giro per strada solo i mezzi della protezione civile impossibilitati a intervenire. Questa notte ci sono state due macchine in giro, ma solo per monitorare, perché tanto che la porta dentro il mare non si poteva fare nulla. Spettrale lo scenario di questa mattina nella zona della Giudecca, dove il mare ha divelto interi pezzi di marciapiede spargendo ovunque detriti e calcinacci, ristoranti danneggiati, scantinati allagati, compresi i locali della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e Protezione Civile al lavoro per la messa in sicurezza dell'area chiusa al traffico. A Taranto, isolato il quartiere di Lido Azzurro con parte dei residenti rimasti intrappolati all'interno del recinto di un albergo. Siamo realmente bloccati da mezzo metro di acqua. Al di là dell'acqua c'è il resto della popolazione, ci guardiamo come se ci fosse una barriera.